universo, che grande amore. Per quella via dolorosa cammino, non meritavo, ma la sua grazia mi salvò. Io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo al suo amore, io mi arrendo, io mi arrendo. Dio Emanuele, stella del mattino, agnello di Dio, padre di vita, principe di pace, grande e Shaddai, santo di Israele, luce del mondo. Egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce.
canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia. Egli è l'Eterno, il Dio grande, egli è l'Eterno, il Dio che ti guarisce. Ti provvederà, Geova Jireh, Dio di salvezza, Dio del Messia, colui che Dio mandò e ci parlò di lui. Egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia. Egli è l'Eterno, l'Iddio grande, egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce. Gli provvederà Geova Jireh, Dio di salvezza, Dio del Messia, colui che Dio mandò e ci parlò di lui. Egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia. Egli è l'Eterno, l'Iddio grande, egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce. Canta alleluia, canta alleluia, canta alleluia, Dio grande, egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce, egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce, egli è l'Eterno, l'Iddio che ti guarisce. Dio è qui,
l'atmosfera cambia, quando lo Spirito di Dio è qui ed è evidente intorno a noi, quando lo Spirito di Dio è qui. Quando lo Spirito di Dio è qui.
qui. Ed è evidente intorno a noi, quando lo Spirito di Dio è qui. Carissimi fratelli e carissime sorelle, caro Pastore Dino e tutti quanti voi, mi avete chiesto di condividere questa parola per tutti voi e io non voglio tirarmi indietro, anzi è sempre una meravigliosa opportunità quando possiamo condividere la parola del Signore. Essa, come sappiamo, è la luce sul nostro sentiero e anche la lampada ai nostri passi, per cui il Signore ci accompagna sia nei piccoli tragitti che in quelli a lungo termine. È una parola che troviamo nel libro dell'Esodo, dal capitolo 2, i versetti da 23 a 25. Così dice la parola del Signore. I figli di Israele gemevano a motivo della schiavitù. Essi gridarono e il loro grido a motivo della schiavitù salì fino a Dio. Così Dio udì il loro gemito, si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe. Dio guardò sui figli di Israele, Dio si prese cura di loro. Questa parola è indubbiamente dedicata in particolar modo a tutti quanti voi per le sofferenze che avete dovuto patire e anche per qualcuno a cui rivolgo un abbraccio forte, Monica, alla sua famiglia, per la perdita che hanno avuto, che indubbiamente ha coinvolto tutti quanti voi in un modo diretto, tutti quanti noi in modo indiretto. Abbiamo certamente pregato il Signore per voi, e fatto il nome di Gio, del Pastore Dino, così come di altri fratelli e sorelle, però come sempre dobbiamo dire questo, che ci sono cose a cui non possiamo dare risposte. E un esempio che faccio sempre è quello del capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, dove troviamo che Giacomo, il fratello di Giovanni, uno dei tre discepoli più vicino al Signore, viene preso, incarcerato e ucciso. Poi la stessa cosa succede a Pietro e sappiamo che le cose andarono in un modo diverso. E non è che per Giacomo non si fossero elevate le preghiere di supplica al Signore, che la Chiesa fosse stata indifferente, mentre con Pietro avesse più dedicato la sua preghiera, la sua intercessione. Erano cari entrambi, per entrambi si pregò, però la volontà del Signore fu che uno purtroppo diventasse martire e l'altro dovè rimandare il martirio nel tempo, anche perché per Giacomo c'era stata una parola quando la loro madre aveva chiesto al Signore che nel suo regno i due figli, Giacomo e Giovanni, potessero stare una a destra e una a sinistra, e vi ricordate quello che il Signore domandò: potete voi bere il calice con la quale io, del quale io berrò? E avevano risposto affermativamente, sì, entrambi dissero lo possiamo. Ma anche per i fratelli, come sapete, uno diede la propria vita, l'altro il Signore lo riservò, anzi fu l'unico dei discepoli a non morire martire, ma il Signore gli diede tanta vita. Per cui in quelle domande che noi pure possiamo porci
e ci poniamo perché uno fu liberato, l'altro morì. Questo appartiene alla volontà del Signore. Noi dobbiamo soltanto abbassare il nostro capo e dire: Signore, sia fatta la tua volontà, dacci soltanto la forza per superare queste difficoltà. Detto questo, il brano che c'è davanti è un brano che anch'esso si presenta a noi in sofferenze, in questo caso che andavano avanti ormai da generazione. Si presume che almeno erano quasi 300 anni che il popolo cominciò ad essere oppresso, perché i primi anni, come sapete, quando Giuseppe divenne ad essere il secondo dopo il faraone, le cose andarono bene, il popolo di Israele fu accolto, là diventò una nazione, si moltiplicò, fu benedetto, e poi dopo tanto che fu benedetto che diventò una minaccia. E in quell'occasione in cui si resero conto che si era diventato una minaccia, decisero di opprimerlo e poi addirittura sopprimerlo, quando più avanti fu decisa addirittura la morte di tutti i figli maschi. Ma prima che questo accadesse, ecco che c'è questo versetto, questi versetti che ci trasmettono questo tempo abbastanza lungo, e cioè dopo che morì un re, l'ultimo che fu favorevole al popolo, e allora la oppressione diventa ancora più forte con il nuovo faraone che sale al regno, e dice la parola che i figli di Israele soffrivano, gemevano, perché la schiavitù era molto oppressante. Dunque un tempo in cui la situazione divenne insopportabile, e allora abbiamo letto che essi gridarono, e il loro grido fu così forte che salì fino a Dio. Ora, la prima nostra riflessione è questa: che cosa significa che prima non avessero gridato? Certamente gridarono, ma perché in questa occasione dice che il loro grido salì fino a Dio? Dipendeva da Dio o dipendeva dal popolo? Questa è la domanda che ci permette di riflettere su questo brano, perché poi più avanti dice: così Dio udì il loro gemito. Ecco, la prima cosa, udì. Che cosa era successo? Ripeto la domanda. Dio era diventato sordo, o quel grido non era abbastanza di fede, di fiducia, ma prima era stato un grido in cui non c'era messo il cuore, ma forse soltanto la mente? Beh, non vogliamo giudicare, ma sicuramente io credo nella seconda versione, cioè che non è che Dio non ascoltò, ma probabilmente questo ascolto da parte del Signore non c'era stato prima, perché ci sono tempi determinati da Dio che molte volte noi non comprendiamo. Proprio domenica, se avete seguito il culto, mi soffermai su quella parola degli Atti degli Apostoli, quando i discepoli ancora una volta compresero male, interpretarono male, come molto spesso accade anche a noi, quello che il Signore e dove il Signore li aveva portato. Ora si trovavano al cospetto di Gesù risorto, si trovavano pronti per vedere il Signore salire in alto, e equivocarono quel momento così speciale, chiedendo al Signore: Signore, questo è il momento, cioè è il momento in cui tu ci donerai il regno, quel regno per cui loro avevano tanto pregato, e che il Signore li aveva trasportati nel suo regno, non il regno di Israele, che pure ha dato, almeno come nazione, che darà in futuro quando stabilirà il suo regno. Ma quello non era il momento di stabilire un regno a Israele, ma era un tempo diverso. E il Signore infatti non rispose, ma disse: non sta a voi. Per cui tante volte
non sta a noi, possiamo fare delle ipotesi, come le ho fatto, il grido non arrivò perché non era un grido di fede, ma certamente Dio non è che era sordo, era il tempo. E d'altronde, perché non era il tempo? Perché anche l'altra frase che dice, dopo che Dio udì, si ricordò. E allora anche questo, Dio era distratto, ma perché forse poteva essere che Dio si era dimenticato quando lui, anni prima, 500 anni e passi prima, quando leggiamo nel capitolo 15 all'Esodo, il Signore rivela ad Abramo e gli disse, il tuo popolo negli anni futuri sarà schiavo per 400 anni, aveva dato anche il tempo. Poteva mai essere che Dio si era dimenticato? È quello che Giuseppe più avanti dirà quando morirà in Egitto e dice ai suoi fratelli, quando Dio vi libererà, quando voi ritornerete nel vostro paese, portate le mie ossa perché Dio vi visiterà. Dunque, se Dio com'è, che già conosce il finale di tutte le storie, quelle personali, quelle di Israele, quelle della Chiesa, già li conosce perché lui è il regista di tutto, perché usa queste frasi? Usa queste frasi per farci comprendere che lui è là. E se abbiamo pregato tante volte come avevano pregato, se avevano chiesto tante volte la liberazione, usa una parola per farci comprendere a noi che c'è il tempo di Dio, e se non si compie quel tempo, se non viene quel tempo, sembra che Dio non ascolti e che si sia dimenticato. Ed è la verità che tante volte io ascolto, e poi forse l'abbiamo detto anche noi proprio nei momenti di difficoltà, di crisi, di prove, quando diciamo, ma perché Dio non risponde? Perché lui non mi ascolta? Si è dimenticato di me. Dio è sul trono. Dio è sul trono, lo ripetiamo anche in questa situazione che va ancora avanti, in questa crisi mondiale. Dio è sul trono. E ve lo dico con tutto il cuore. Non credo a quelle poche voci che ho ascoltato, per la verità pochissimo, anche di persone che predicano la parola del Signore, che dicono questo l'ha portato Satana. Non diamo un'autorità e un potere a Satana che lui non ha. Un proverbio dice che non cade foglia se Dio non vuole. E allora conosciamo la scrittura. Quello che succede sulla faccia della terra, a noi sconosciuto e incomprensibile, è qualcosa che viene determinato nelle sfere celesti. Ricordiamo quello che è scritto nel libro di Giobbe. Giobbe viene provato fino all'estremo perché Dio dice che lui è un uomo giusto, lui è un uomo retto, non c'è nessuno sulla faccia della terra come lui a quel tempo, e Satana attribuisce che la giustizia di Giobbe, il timore di Dio di Giobbe è attribuibile ai beni che lui gli ha concesso. E allora la sfida, se tu gli togli tutto quello che gli hai dato, lui ti rinnegherà. E quando gli viene tolto tutto, e Giobbe, leggiamo, non tende il suo indice verso Dio accusandolo delle sue disgrazie, ma come leggiamo, adora il Signore, si getta alla sua presenza, e poi quella frase che tante volte noi pronunciamo, in tutto questo Giobbe non peccò, adorò Dio e disse, nudo sono venuto, nudo me ne vado, sia fatta la volontà del Signore. Anche quando poi sappiamo la malattia, il dolore dopo la perdita dei beni, dei figli, Satana si accanisce contro di lui, la malattia, pelle per pelle, come Satana ha sfidato, e Dio, che
che, ripeto, il regista di tutte le cose, conosceva che Giobbe poteva farcela, così come successe. Sapeva anche che in quella prova lui quante volte ha gridato al Signore, ha detto: Dio mi ha abbandonato, Dio mi sta trattando come un nemico, Dio non mi ascolta più. Però sappiamo che Dio era là e aveva dato un limite a Satana. Oltre quello che ti è permesso, non puoi andare a fare oltre. E Satana, con tutta la sua malvagità, con tutta la sua condanna che è già stata decretata, non può superare i limiti che Dio gli impone. Allora, cosa possiamo dire? Non sta a noi. È il fatto che dice che Dio ascoltò, che Dio si ricordò, non perché fosse impegnato o distratto. È il fatto che poi dice che Dio vide, guardò, versetto 25. Questa volta Dio guardò sui figli di Israele. Questo significa che era il tempo in cui Dio aveva già il suo piano, perché Mosè erano passati già 40 anni alla corte del Faraone, altri 40 anni nel deserto. Dio l'aveva preparato prima ancora che lui nascesse. E allora questo si ricordò, guardò, si svela che quello che noi non possiamo vedere, Dio l'ha previsto, già lo ha determinato. E quello era il tempo per cui Dio guardò sui figli di Israele e poi dice ebbe compassione, oppure si prese cura di loro. C'è il tempo di Dio, c'è il tempo di Dio che noi non possiamo comprendere. Questo non deve farci smettere di pregare, di gridare al Signore, ma che il tempo di Dio, e noi ci incontriamo con la nostra fiducia che diventa più forte, più salda proprio nel momento del dolore, non per giudicarlo, condannarlo e dire che stai facendo, nel momento in cui ci arrendiamo fortemente nelle sue braccia e diciamo: Signore, sono qui, non ce la faccio più, però non mi tiro indietro, ne vale ancora la pena servirti e vado avanti comunque. E allora il momento in cui scattano queste due realtà, il tempo di Dio e la nostra resa, ma nello stesso tempo la nostra fiducia che le compassioni di Dio si rinnovano, ed è il tempo della libertà, è il tempo della liberazione, così come si stava avvicinando per Israele, come proseguirà nel libro dell'Esodo. Conosciamo tutta la storia, tutte le cose impossibili diventano possibili, e anche di fronte al cuore che si indurisce del faraone, perché in nessun modo vuole che quel popolo sia libero, e viene costretto dalla mano potente di Dio a far uscire questo popolo. Si arrenderà soltanto quando la batosta arriva, l'ultima piaga, e fino all'ultimo tentativo, quando leggiamo che insegue il popolo di Israele che ormai si trova davanti al mare e che si ritrova uscito dall'Egitto, ma con questo esercito armato che corre verso di loro e di cui non sanno più che cosa dire. Lo stesso Mosè grida a Dio e il Signore dice: ma Mosè, che gridi a fare? La liberazione è già determinata. E allora cosa usa il Signore? Cosa ha in mano? Il bastone. Allora dia le acque che si aprono e ti si apriranno. E allora l'impossibile diventa possibile, l'insperato diventa certezza. E la vittoria di Dio non è una vittoria ai punti, la vittoria di Dio è una vittoria schiacciante, perché sappiamo il popolo di Dio attraversa il Mar Rosso, cosa che farà anche il faraone con tutto il suo esercito, ma quello che fu il passaggio che liberò il popolo dalla schiavitù fu anche la fossa e la tomba
del faraone e del suo esercito. E allora, cari fratelli, care sorelle, io vorrei che voi, noi, anche noi nelle nostre sofferenze, certo non paragonabili a quelle che sono le vostre, stiamo passando, e anche in questo momento, diciamo, tra virgolette, di riapertura dei luoghi di culto, con tutte queste imposizioni, comunque ci porta a momenti di difficoltà, però crediamo con tutto il cuore che Dio non ci ha abbandonati, che Dio è con noi, che Dio sta ascoltando, che Dio si è ricordato, tra virgolette, ha visto, e voglio lasciarvi con questa parola: è il momento in cui Dio si prenderà cura di voi, di noi e di tutta la Chiesa. Quanti discorsi in questi momenti, molti vedono la fine dei tempi, molti vedono, certamente ci sono tanti segnali che in questa pandemia ci stanno facendo vedere non solo le nostre limitazioni umane, ma anche i nostri limiti che abbiamo nei confronti della legge. Quando un decreto esce e tu sei costretto ad ubbidire, ma non perché sei un vigliacco, ma perché non puoi sovvertire un ordine di cose, quando questo ti metterebbe un po' sulla bocca di tutti. E come spiegheresti all'Italia, come spiegano i fratelli in America o in altre nazioni, seppure ci sono stati dei grida, ci sono state persone, pastori che hanno detto no, non devono, qualcuno si è fatto addirittura arrestare. È stato un eroe lui o siamo stati un vigliacco noi, vigliacchi noi? Io credo che fino a quando la nostra obbedienza alla legge sia qualcosa per il bene comune, dobbiamo obbedire. Ma nel momento in cui la legge vorrebbe imporci e tappare le nostre bocche, perseguitarci come è stato nel passato, e allora è il tempo di disubbidire. Ma fino ad ora è stato buono obbedire, è buono aprire con queste limitazioni, è buono andare avanti, sapendo e credendo che Dio, come si è preso cura nei momenti della nostra chiusura, si prenderà cura anche nella nostra riapertura. E a voi che avete sofferto di più, voglio dirvi con la parola del Signore: il Dio ha udito il vostro grido, si è ricordato del vostro dolore, ha visto la vostra sofferenza e oggi vi dice: ho compassione di voi, mi prenderò cura di voi, si prenderà cura di noi, si prenderà cura di tutta la Chiesa, così che possiamo dichiarare con fiducia: l'Eterno è il nostro pastore, nulla ci mancherà. Vi abbraccio, Dio vi benedica e crediamo e vedremo vittoria. Nel nome di Gesù. Amen.